un polo logistico per la formazione degli uomini e delle donne del volontariato di protezione civile. Sì, è il nostro polo logistico di Preturo che ha, diciamo così, assunto una nuova veste, sia implementando, diciamo così, la parte logistica, quindi la sua capacità di movimentare mezzi e attrezzature della colonna mobile regionale d'Abruzzo della Protezione Civile, e sia in un piano superiore che abbiamo, diciamo così, allestito come centro di formazione, proprio per consentire la formazione continua dei nostri volontari sulle varie tematiche di protezione civile. Poi è stato presentato anche il nuovo parco auto che prevede automobili per lo spegnimento degli incendi boschivi dotati di un apposito modulo. Assolutamente sì, è un investimento molto importante che la Regione Abruzzo ha voluto, diciamo così, individuare per rinnovare completamente il parco mezzi del nostro volontariato, ormai, diciamo così, arrivato a fine vita quello vecchio, perché insomma sappiamo perfettamente quanto è stata l'operatività in questi anni, e poi soprattutto anche un investimento molto importante grazie ai fondi europei della coesione per quanto riguarda proprio il rinnovamento di tutta la colonna mobile regionale. Poi si è trattato anche del primo avvenimento che coinvolge tutto il mondo del volontariato da parte dell'agenzia, della Neo Agenzia Regionale di Protezione Civile. Che cosa cambia rispetto a prima? Beh, ormai l'agenzia è una realtà che sta raggiungendo il suo consolidamento definitivo, è una struttura snella, autonoma sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista finanziario, un bilancio proprio, ovviamente con risorse che vengono dal Consiglio regionale, quindi dalla Regione, e che consente di avere, diciamo così, la snellezza e la rapidità di azione propria della protezione civile. Abbiamo bisogno di essere efficaci, rapidi e soprattutto non legati a pastoie burocratiche che ci impediscono l'operatività.